la nostra lotta di popolo che in questo momento chiedo un breve intervento da sindaco. Allora, voi siete una grandissima comunità nella nostra città e sappiate che la città di Verona, la comunità di Verona è con voi e che vi è vicina a tutte le persone che sono in difficoltà da voi a casa vostra, e noi vi siamo vicini perché voi siete con noi veronesi. Questo è quanto, io vi dico solo questo, sappiate che Verona è con voi. Grazie sindaco. Emran, ad me Verona piazza brava il tec tu e la fi patron lada me ucosna stava avasan karana te sudanam venne ita pera api me mohote kaurut sri lankike vidiyata ekata ekatu vela hada nagwe ape rate janthawage e aragalayata jayagrahane paathana karala eta dawase mevanima udgoshanayak milano wala pawaththenawa ඒ වගේම ලාංකිකය විදියට අපේ එකමුතුකම ධෛර්යය අපේ වීරය වගේම අපේ විනයත් අපි හොඳින් ප්‍රදර්ශනය කරමු ඔබ අත තිබෙන මේ ෆ්ලැකඩ්ස් bene questo momento che è arrivato benvenuto onorevole Comincini che noi stiamo facendo la manifestazione oggi per sostenere il nostro popolo Gesù Piazza perché manca tutto, manca per vivere, non hanno cibo, gas né luce, tutto quanto. Quindi questo perché il popolo sa, perché il governo, attuale governo, è saccheggiato tutto e loro sono diventati ricchi, invece il popolo ha lasciato morire di fame. Perciò noi abbiamo sentimento, abbiamo diritto di sostenere la lotta del popolo srilankese. Magari invito a lei di fare un intervento breve per noi. Sì, buonasera, porto la mia solidarietà al vostro popolo, a tutti voi, siete una comunità molto importante per Verona, per il nostro paese, siete tanti qua, sappiamo quanto avete dimostrato di sapervi integrare, di saper lavorare, di saper essere una comunità che si integra e che ama il proprio paese di origine. Quindi questa manifestazione oggi pomeriggio che ho visto da ore qua presenti in tanti a manifestare, a esprimere tutta la vostra rabbia, tutti i vostri sentimenti verso quello che sta succedendo nel vostro paese. Quindi comprendo la drammaticità e la tristezza per quello che sta succedendo, e noi come istituzioni dobbiamo esservi vicini. Quindi io come parlamentare, come membro della Commissione Affari Esteri, esprimo la mia vicinanza e tutto quello che potremo fare assieme al sindaco Sguarina, insieme a tutte le istituzioni della nostra città, assolutamente lo faremo e porterò la vostra voce anche a Roma. Siamo vicini, forza Sri Lanka. Allora, momento questo opportuno per chiedere una cosa. Sappiamo che famiglia Rajapaksa, che ha rubato tante cose, ha portato estero, sappiamo bene anche Italia, hanno la loro proprietà. Noi stiamo cercando di dimostrare, svelare dove è nascosto. San Marino forse, Bologna forse, c'è il nostro gente che stiamo cercando di Firenze anche, tutto sappiamo. Quindi chiedo gentilmente a noi italiano di intervenire, perché se è dimostrabile che questi soldi dove guadagnato come bancarotta, possiamo intervenire anche noi. Stiamo cercando di anche denunciare il fatto come cittadini srilankesi. Grazie. ඒ සහෝදරෝනි සහෝදරිනි දවසත් වෙන නිසා අපිට මේක නවත්වන්න වෙනවා.